Ha pareggiato adesso il Milan con Okafor 3-3, 84esimo. Abbiamo aspettato esultare perché dovevamo essere sicuri che non ci fosse la punta della spalla in fuorigioco del giocatore del Milan. Insomma, 3-3 che è un po' lo specchio della nostra stagione, no? Una difesa totalmente assente, e una prestazione totalmente slegata, non equilibrata, un arbitraggio demenziale, con due gol annullati che, ecco, attenzione, attenzione, con due gol annullati che gridano vendetta, due gol annullati che sono la prova, la dimostrazione di un sistema calcio malato, marcio, putrido, una vergogna per il calcio italiano questi due gol annullati. Però siamo sempre lì, poi ti diranno, ma hai preso tre gol da Sassuolo, ciao, tra l'altro ammonito, salterà la partita contro i prescritti cartonati. Ora abbiamo 10 minuti, penso, sempre che il pessimo Massa non decida di accorciare il recupero, perché di solito con noi succede così, non danno mai 7 minuti di recupero, ma ne danno sempre meno di 5 quando siamo sotto, ovviamente, o dobbiamo segnare. Vai, 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 Cristian! Tira! Ma Giroud cosa? Ma Giroud cosa fai? Ma Giroud cosa fai? Ma cosa fai, Olivier? Ma cosa fai? Ma cosa fai, Olivier? Ma come fai? 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 Come fai? Insomma, stiamo facendo di tutto per salvare il Sassuolo, no? Mi sembra. Noi, l'arbitro, il VAR, un po' tutti ci stiamo mettendo di impegno per salvare il Sassuolo. Una partita che abbiamo avuto almeno 15 occasioni da gol, almeno 15 occasioni da gol abbiamo avuto. E siamo ancora sul 3-3 all'86esimo. È difficile, così è difficile commentare, è difficile essere razionali, perché non c'è niente di razionale. Quando vedi il secondo gol che è stato annullato al Milan, ma anche il primo, ma il secondo peggio, non ci puoi trovare niente di razionale, di giusto. È tutto frutto di quello che decidono loro, di quello che vogliono fare loro. Incredibile, comunque surreale aver preso tre gol da questi qua. Dai, dai, rimetti, dai, esci e rientra subito, perché sennò va avanti così, esci e rientra. Dio mio, ci manca. Marazzante. Guarda in faccia il suo pubblico, i suoi tifosi. Una delle ultime occasioni, palla dentro, vediamo, mettila dentro, dai, sta palla, su, mettila dentro, sta palla, su. È buono. No, stiamo regalando un punto al Sassuolo e ce ne stiamo privando di noi di due, certo con la collaborazione della Sala VAR di Marotta League. Ecco che ciao, l'abbiamo perso, che forse non è la più brutta notizia della giornata. Siamo in 10 all'88esimo, via. Ora loro sono tutti barricati dietro,
ci vorrà un'invenzione, una giocata, ma manca poco. Ecco Rafa che parte. Ovviamente Massa non ha nessun dubbio. Dai, 89. Sono proprio curioso di vedere il recupero che dà l'ineffabile Massa, arbitro di punta della Marotta League. Ecco, 5, capite? 5, capite? 5 col cooling break, capito? Capito? 5 col cooling break, capito? A Udine 7, capite? 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 7 a Udine, ragazzi. 7 a Udine. Adesso è difficile, ragazzi. Tra l'altro abbiamo sprecato un sacco di energie inutili per un pareggio che non serve assolutamente a niente. Almeno vincere servirebbe a mandare in bilsa Sassuolo, diciamo, almeno servirebbe a quello vincere. Ma per il resto, vabbè. Non c'è più la forza neanche di pressare. No, 91, una delle ultime occasioni di una partita surreale. Pulisic mette dentro. Angolo. Se c'è una giustizia in questa Marotta League, qui dovrebbe uscire il gol. Però vediamo. Va Florenzi al battere l'angolo. Ancora Florenzi, la palla è stata respinta. Bastardo. Bastardo. Mamma mia, fischiato fuori gioco. Alzati che non recupera niente questo. Fuori gioco che l'ha presa quello del Sassuolo, capito? Qua ha visto il fuori gioco, Sì. Ha fischiato fuori gioco che l'ha presa quello del Sassuolo, veramente, ragazzi. Siamo al limite del ridicolo, veramente, siamo al limite del ridicolo. Guarda. Siamo. D'altronde stanno preparando il fatto che all'Inter deve bastare il pareggio per vincere il derby domenica per vincere il campionato domenica prossima, no? Quindi hanno preparato bene. Da un lato una mano a Carnevali, però non si può dire perché abbiamo preso 3 gol da Sassuolo. È la nostra, questa era nostra. Ma è tutto così ridicolo, veramente. È tutto così ridicolo in questa Marotta League. È tutto così ridicolo in questa Marotta League. Ma che la lasciava andare avanti, ma figurati. Vai su! Hai piano, Florenzi, che tanto è finita. Vabbè, ma sbagliamo noi a prendercela, ragazzi. Anche perché poi effettivamente a noi, evidentemente alla nostra società va bene così, perché non dice mai nulla. Quindi...
evidentemente va bene così. Niente ragazzi, è andata, dai ragazzi. Mi scappallo, merda. Dai. Ultima azione. Niente ragazzi, niente, hanno tutti insieme regalato un punto a Sassuolo, complimenti a tutti. Bello, proprio bello, tutto molto bello. Tutto molto bello. Sì, adesso fischia subito adesso. No. Ci manca l'occasione, quello... vabbè, dai. Colla il Milan sotto 3-1, ma non passa. Finisce qui. E così doveva andare, così era tutto preparato perché andasse così. Noi abbiamo messo del nostro con un inizio a dir poco incredibile. E poi insomma ci ha pensato il solito VAR della Marotta League, ci hanno pensato alcuni nostri errori lì davanti, ma sinceramente passa la voglia anche di commentare tutto sto schifo, passa la voglia. A dopo.